Prende ora la parola il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, signor generale di Corpo d'Armata Leonardo Gallitelli. Per me tornare in Campania è sempre un motivo di profonda gioia, perché ho trascorso un periodo davvero intenso in questa regione. Poi la giornata di oggi è una giornata particolarissima, che quando mi vedeva qui comandante della regione si andava a commemorare a Ponte Cagnan direttamente, c'era quella bellissima e suggestiva cerimonia. E tutto questo naturalmente ci riempie di emozione e soddisfazione. Siamo orgogliosi di avervi tutti qui, io la ringrazio ancora insieme alla sua presenza, la presenza di tutte le autorità, quella giudiziaria, a lei eccellenza, grazie di cuore della sua presenza. Il momento, dicevo, è un momento celebrativo che si inserisce poi quest'anno anche nella celebrazione del bicentenario dell'Arma dei Carabinieri e quindi assume un significato tutto particolare questo momento, un momento di titolazione della caserma, ma è soprattutto il ricordo di due nostri figli, due nostri eroi, due servitori dello Stato che 22 anni fa, proprio il 12 febbraio, sono stati proditoriamente colpiti a morte da criminali, poi arrestati e condannati all'ergastolo. Due giovani carabinieri che hanno sacrificato la loro vita come tanti altri, i tanti altri eroi
che hanno punteggiato questi nostri 200 anni di storia, e qui a Salerno 154, perché noi abbiamo preceduto l'unità d'Italia nel Piemonte, ma abbiamo conservato a lungo questo percorso bisecolare, abbiamo conservato la nostra matrice intatta così come era. Nati con una matrice napoleonica, come le prefetture del resto, e Sua Eccellenza certamente avrà ora memoria della storia delle prefetture. L'arma dei carabinieri nasce nel 1814, disegnata un po' sulla marechaussée francese, ma soprattutto il fine era quello di tutelare sicurezza e legalità in territori che erano stati toccati da guerre europee che non finirono là, ahimè. Ma occorreva ripristinare ordine e sicurezza in quei territori, fu creato questo corpo dei carabinieri reali, cui per i primi mesi fu addirittura affidata la responsabilità del Ministero dell'Interno del Regno di Piemonte e Sardegna. Ma qual era l'originalità di questa nostra funzione? Quella di essere con le nostre stazioni su tutto il territorio. Erano 113 nel 1814, oggi sono 4650, più o meno. I numeri variano un po' perché ogni giorno istituiamo o, ahimè, accortiamo qualcosa laddove le caserme non ci ospitano decorosamente. È dovuto per i nostri ragazzi. 4650 che sono più della metà delle municipalità italiane, 8100 municipalità. E noi teniamo questa presenza. Una presenza che ha poi visto anche quel febbraio del 1992 una testimonianza concreta dell'operato dei nostri due carabinieri, nella loro vicinanza al territorio, la vicinanza alla gente, esprimere cioè quella funzione di riferimento che oggi sentiamo anche mancare o quantomeno smarrire. E questo ce lo possiamo dire, qui siamo tra amici. I valori oggi è difficile reperirli e c'è uno sforzo di tutte le istituzioni per cercare di riproporli. Di riproporli non soltanto con le parole, come ahimè sono costretto a fare anche io oggi, rivolgendovi il mio saluto e chiedendovi già scusa da ora per la loro indubitabile insufficienza, ma soprattutto con l'esempio. Il carabiniere offre ogni giorno, come tanti altri rappresentanti delle forze dell'ordine, rappresentanti delle istituzioni dello Stato, l'autorità giudiziaria, offre una testimonianza concreta, visibile, che è fatta innanzitutto di solidarietà. E se manca questo senso della solidarietà, la nostra azione non si può esprimere. Non è soltanto la cattura del criminale, che è doverosa e nella quale c'è naturalmente il nostro prioritario impegno. Ma oggi alle forze dell'ordine e ai servitori dello Stato si chiede anche di offrire una testimonianza vicina, concreta, di quella presenza dello Stato che a volte ci sembra smarrita, specie nelle condizioni di bisogno che sono oggi accese. Io sono meridionale, sono di Taranto, so quanto sia acuto il bisogno delle nostre terre e non soltanto delle nostre terre. E quando il bisogno si fa acuto e sembrano lontane le risoluzioni, allora c'è bisogno di ancorarsi ai valori morali. Quei valori morali che poi devono essere il sostegno, quel fermento, devono fecondare anche la volontà. Dice il suo Presidente della Repubblica, bisogna perseguire la coesione delle volontà, la coesione sociale. E la coesione non può non poggiare sui valori. Sarò forse ripetitivo in questo. Ma le figure di Pezzuto e Arena, oggi, ricordandoci il loro egoismo che ha lasciato segni profondi innanzitutto nelle famiglie, Tania,
lasciato in noi carabinieri, come tanti nostri eroi, un patrimonio in eredità, un patrimonio che abbiamo il dovere di difendere, quel patrimonio che dobbiamo proporre. Questo è il nostro compito, un compito molto più ampio. E può essere assolto soltanto se ciascuno di noi, che orgogliosamente porta questa uniforme, questa antica uniforme che interpreta questa funzione, sa proporsi con la giusta umiltà, umiltà interiore, un'umiltà che fa di ogni appartenente all'istituzione un servitore. Se non si interpreta in questo modo la nostra funzione, ahimè, si finisce anche noi per cadere in quell'errore oggi tanto frequente per rispettare tanto più se stessi e tanto meno gli altri. Il carabiniere è consapevole di tutto questo. Vi parlavo della sua capacità di esprimere solidarietà, proprio perché è umile nella sua funzione di servire gli altri, questi nostri ragazzi che sono rappresentati nel braccio mio, e ritengo di tutti gli italiani. Noi lo vediamo presente in tutte le circostanze. Siamo stati presenti per la cattura di Cutrini in Lombardia, che era evaso in quel modo violento, aggressivo. Era dei primi anni Ottanta, quando si vedeva un attacco, una traduzione. E proprio nelle terre campane, di questi episodi, con carabinieri morti in quelle circostanze, perché era il nostro servizio di traduzione. E dicevo, non soltanto non vaso o nelle altre operazioni fatte, compiute dalle altre forze del gruppo. La nostra vicinanza è nel terremoto, nell'alluvione, nel bisogno del dializzato per non muoversi, nell'accorrere immediatamente ogni volta che il cittadino ha bisogno. E questo è lo spirito di servizio che ci anima da 200 anni e che nel 2014 più che festa per noi carabinieri, e vi ringrazio per essere qui con noi in questo momento di riflessione. Tutti abbiamo bisogno di riflettere sulla nostra funzione, sulle nostre istituzioni, ce lo insegna anche Papa Francesco, in modo veramente mirabile, autorevole, ma nemmeno il 32esimo siamo qui per raccogliere le sue parole. Una riflessione che ci deve sollecitare, e questo faranno i nomi di Claudio Pezzuto e Fortunella Rena sulla targa per indicare a tutti una delle vie, la via dell'eroismo, la via del servizio compiuto, la via dell'essere al servizio degli altri, del bene comune. Amare gli altri più che se stessi non è soltanto retorica, dovrebbe essere il fondamento di tutti quanti noi, perché è più facile pensare a se stessi e non ce ne rendiamo conto. E lo sa anche il carabiniere, naturalmente. Con questo non dobbiamo sottovalutare anche le esigenze sostanziali e materiali del carabiniere, come di tutte le altre forze dell'ordine, ma non vorrei aprire un discorso che si farebbe poi più vicino alla funzione di governo che anche lei rappresenta, ossia l'attenzione che va rivolta ai bisogni materiali del nostro personale, un po' sacrificati, devo dire, da troppo tempo. Ma loro sanno benissimo, i nostri ragazzi, i nostri uomini, le nostre donne, che loro saper essere vicini alla gente e poi il momento della gratificazione personale, perché siamo gratificati quando la gente ci dice grazie. Quando la gente ci sorride, quando la gente saluta il comandante della stazione, pur non conoscendolo personalmente, però lo saluta, perché individua in lui quel riferimento di legalità e di sicurezza, di cui ha bisogno, e in tante, tantissime municipalità italiane, il comandante della stazione è l'unico rappresentante dello Stato presente, ed incarna quindi in sé, nei suoi 6, 10, 20, dipende dalle località, dipende dalla popolazione del territorio,
incarna in sé quella funzione di tutela del bene comune, nella sua grandezza e in tutta la sua ampiezza. Ne tutela la sicurezza, però ne raccoglie anche il bisogno, consiglia, affianca, a volte anche con un atteggiamento paternalistico, nel senso più buono del termine, quel consiglio che tante volte si fa urgente bisogno in noi e resta invece soprattutto quasi in un deserto, cioè noi non abbiamo nessuno che sia in grado di darci il giusto consiglio, di cui si ha sempre bisogno, il più grande ha sempre bisogno di qualcosa. E questa è la nostra funzione. E quindi quando vi parlavo dell'orgoglio nostro, di indossare questa uniforme, dell'orgoglio di essere gli interpreti di una così alta funzione, mi riferivo proprio a quanto in 200 anni l'arma ha saputo costruire e ha saputo soprattutto conservare il suo essere nei secoli fedele, come dice il motto, o essere benemerita, come il Parlamento ci indica. Tutto questo contribuisce a renderci fieri, a rendere questi uomini e queste donne fieri dell'uniforme che indossano e a porsi ogni giorno innanzitutto al servizio degli altri. E voi tutti, io penso, siete testimoni dell'operato dei carabinieri nelle vostre funzioni oppure nella semplice quotidianità, quell'ordinaria quotidianità che porta anche la casalinga ogni giorno ad andare al mercato, a fare la spesa e guardarsi anche da quell'aggressione violenta del crimine di strada che noi cerchiamo di contrastare, che cerchiamo di arginare, soprattutto in questo momento in cui bisogna sempre riammortizzare alcuni fenomeni, specie questi più violenti. E non ultimo, ho sentito quando dico, questa violenza nelle famiglie, questa distruzione dei sentimenti a cui stiamo assistendo con eccessiva frequenza. Ci colpisce leggere o ascoltare di un padre che uccide i figli, ma è l'ultimo degli eventi, o del genitore che si rivolge, del figlio che si rivolge al genitore e uccide, per non parlare di quanto accade tra marito, moglie. Sembra quasi che si voglia distruggere. Ma anche qui la riflessione ci dovrà aiutare tutti quanti, per ritrovare quei valori ai quali stentiamo a credere perché forse non ci portano l'immediata utilità e perché siamo troppo distratti dal microcosmo nel quale ci inseriamo e siamo incapaci di rivolgerci agli altri. Questo è il dovere delle istituzioni, questo è il dovere che incarna l'arma dei carabinieri da 200 anni, per garantire la vera, autentica libertà. È la prima delle libertà, della libertà da bisogno. E questo è quello che dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi. Qui abbiamo i rappresentanti di tutte le scuole, anche di Porto Cagliano. Dobbiamo trasmettere loro quella fiducia che oggi non c'è. Noi tutti siamo stati giovani, la mia generazione guardava al futuro, non dico senza preoccupazione, ma quasi. C'è qualcosa a fare, qualcosa nella il ruolo nella società lo troverò. Oggi i giovani non sappiamo cosa offrire. I sogni dei nostri ragazzi sembrano quasi mutilati. E il nostro dovere è questo, è quello di ridare ai giovani il sogno della vita. Cosa possiamo fare noi carabinieri? Dire Claudio Pezzuto, Fortunato Arena, avevano il sogno, servire. Il loro esempio ha costato anche la vita, ha costato il sacrificio. E questo è il motivo per sognare. Non spetta a noi guardare altri problemi. Noi dobbiamo garantire l'ordine, la sicurezza, la qualità, la libertà, così come la Costituzione garantisce.
tutti insieme sappiamo che dobbiamo dare ai nostri giovani il futuro, il sogno della vita. E sono sicuro che tutti quanti ci ritroviamo a condividere questo proposito, questi sentimenti che ci vedono oggi insieme, e di questo vi esprimo davvero una gratitudine immensa. Per noi carabinieri trovare accanto le autorità e tantissimi amici che ci riservano continuamente affetto, vicinanza, sostegno, è motivo di vera e unica gratificazione. Per questo non credo sia perché il segno è funzionato lo stesso. Siamo di secolari, se tutti ci crederemo, se tutti saremo insieme come ora, anche con la condotta fisica, sicuramente conosceremo un nuovo territorio antico. Si procede ora allo scoprimento delle targhe dedicate ai carabinieri, medaglia d'oro, al valore militare, alla memoria, Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, cui viene oggi intitolata la casetta. Seguirà la benedizione da parte dell'Arcivescovo di Salerno, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Moretti. A causa della ristrettezza degli spazi, i gentili ospiti potranno accedere successivamente all'androne che ospita il corpo. Ora le vedove dei decorati, signora Maria Gaetana Pezzuto e Angela Arena, accompagnate dai rispettivi figli Alessio e Martina, scopriranno le targhe dedicate ai due eroi. Sua
Eccellenza, il Vescovo di Salerno procederà ora alla benedizione delle tavole. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, che ha chiamato l'uomo a cooperare alla sua creazione, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cristo Gesù ha manifestato la grande dignità del lavoro quando egli stesso, verbo del Padre fatto uomo, volle essere chiamato figlio del carpentiere. Quando il lavoratore si applica alle cose materiali e temporali, facendo del quotidiano impegno offerto al creatore, purifica se stesso, sviluppa con il braccio e con ingegno il progetto della creazione. Così associato a Cristo Redentore, nell'esercizio della carità, va incontro ai fratelli più poveri e costruisce la civiltà dell'amore. Oggi siamo qui riuniti per benedire e intitolare a due validi carabinieri, Claudio Pirfullo e Fortunata Rena, caduti nell'adempimento del loro dovere, la caserma del comando provinciale Carabinieri di Salerno e la stazione di Mercatelli. Rivolgiamo la preghiera a Dio nostro Padre per intercessione di Maria, Virgo Fidelis, perché benedica e protegga quanti verranno a lavorare in questo luogo. Preghiamo insieme, come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri diritti, come noi rimettiamo i nostri diritti. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio, confortaci con la tua benedizione, perché sia riconosciuta la dignità della fatica quotidiana e ognuno di noi, valorizzando le risorse del creato, collabori alla promozione della famiglia umana e della civiltà dell'amore. Benedici per intercessione della Virgo Fidelis quanti in questa caserma si sforzano di operare con coscienza retta e illuminata, mettendo il frutto della loro attività a servizio del bene comune, nel doveroso ricordo dei nostri caduti, Claudio Pirfullo e Fortunata Rena. Per Cristo nostro Signore. Prima di concludere invocando la benedizione del Signore su tutti noi, ricordiamo al Signore questi due nostri amici, direi eroi e testimoni per il servizio alla comunità. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace e calma. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, Figlio e Spirito Santo discenda sopra di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Sia ora del tuo e le motivazioni della medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Carabiniere Claudio Pirfullo. Durante il controllo del conducente di un'autovettura in pieno centro abitato, investito da fulminea azione di fuoco da parte di malvivente nascosto nell'abitacolo, benché ferito ad un braccio e impossibilitato a fare uso dell'arma, incurante del grave rischio personale cui si esponeva, con mirabile generosità, prima di accasciarsi al suolo, colpito a morte, si adoperava per fare allontanare gli astanti e sottrarli al contemporaneo fuoco di altro complice. I malviventi,
identificati in due pericolosi latitanti affiliati a spietata associazione criminale, venivano poi catturati e condannati all'ergastolo. Chiaro esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere, spinti fino al supremo sacrificio, Faiano di Ponte Cagnano, Salerno, 12 febbraio 1992. Carabiniere Fortunato Arena, durante il controllo del conducente di un'autovettura in pieno centro abitato, visto che il commilitone veniva investito da fulminea azione di fuoco da parte di malvivente nascosto nell'abitacolo, benché colpito a sua volta da micidiali colpi esplosi da brevissima distanza da altro complice, con mirabile coraggio, facendo appello alle ultime forze, rispondeva al fuoco con la propria arma, accasciandosi quindi privo di vita. I malviventi, identificati in due pericolosi latitanti, affiliati a spietata associazione criminale, venivano poi catturati e condannati all'ergastolo. Chiaro esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere, spinti fino al supremo sacrificio. Faiano di Ponte Cagnano, Salerno, 12 febbraio 1992. Si procede ora alla deposizione di una corona in onore dei carabinieri medaglia d'oro al valor militare alla memoria Claudio Pezzuto e Fortunato Arena. Vengono ora resi gli onori finali al signor Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Thank you.
cerimonia è terminata. Si ringraziano le autorità ed i gentili ospiti intervenuti che sono invitati ad un sobrio rinfresco.